Il sindaco di Padula continua ad opporsi al collegamento della superstrada Bussentina alla A3 Salerno-Reggio Calabria, mentre porta avanti il suo progetto per lo sviluppo dell'area circostante lo svincolo autostradale padulese. La sua idea l'ha espressa chiaramente durante la nostra trasmissione di fine anno. Se voi sindaci dite di sì, l'ANAS ve la fa. No, noi non i sindaci, là è solo il sindaco di Padula. Quale sindaci? Là è territorio, là è territorio di Padula, l'uscita dell'autostrada è sul territorio di Padula. Allora c'è un progetto che deve essere soltanto finanziato, manca solo il finanziamento di 31 milioni di euro, il progetto è approvato, c'è la VAS, ci sono gli espropri, c'è tutto. Anzi, io ho fatto per adeguare, mettere in sicurezza, arretrare l'uscita dell'autostrada di Padula, quella attuale, di arretrarla di circa un chilometro e di mettere in sicurezza il rettilineo che porta alla rotatoria che poi viene sulla Bussentina. Che comunque non verrà collegata all'autostrada. Perché io devo passare con il distributore in benzina? È certo che deve fare, perché io devo fare economia sul mio territorio. E caro Gaetano, se a me ne è sincero, se questa opera sarà finanziata, ti posso assicurare, lo metto per iscritto, che in provincia di Salerno, in regione Campania, la zona di maggior sviluppo economico sarà quella dell'attuale uscita dell'autostrada di Padula. Io ho fatto una lettera al presidente dell'ANAS Giulio, una lettera congiunta come sindaco di Padula e il presidente della provincia, e anche il presidente della provincia Peppe Canfore, lo ringrazio, ha avallato questa tesi, cioè che quella è una zona, l'uscita va messa in sicurezza e quella zona va adeguata. Io ho fatto anche una lettera a Renzi per inserirla nello sblocco Italia, quindi io ci tengo che questa opera venga finanziata, però se tu vuoi andare direttamente a Milano devi andare a prendere l'aereo alla Mezzia Termo o a Ponte Cagnano, perché sennò devi passare sul territorio di Padula. Per il nostro opinionista sarebbe opportuno che gli altri comuni si attivino fin d'ora per favorire l'opera contrastata da Padula, ma utile agli automobilisti. È mai possibile che non si completa la Bussentina e non c'è nessuno che ha il potere di dire alla direzione regionale dell'ANAS dovete fare il progetto e ci dovete mettere i soldi? E noi dobbiamo stare ad aspettare che il sindaco di Padula, l'amico Paolo Imparato, si convinca che bisogna fare il prolungamento. Manca un chilometro per agganciarci all'autostrada e non si fa, perché Paolo Imparato non è d'accordo. I sindaci del Golfo di Policastro, il sindaco di Sapri, il sindaco di Policastro, di Santa Maria, che dicono? Cioè, non vi interessa pure a voi come rappresentanti dei cittadini far completare la Bussentina? Fate una delibera, mandatela all'ANAS nazionale, cioè create un caso.